Ok, adesso ti si sente. Let's go. Ciao a tutti. Ah sì, aspetta, no, no, fermo, 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 okay. Fermo. Manca okay. Mia sorella. Ok. Codice 6969. Ah, il meme. 24 vittorie e 22 sconfitte. 27 vittorie e 21 sconfitte. Adesso spammo ovunque. Machino, dimmi un'arma da usare, dai. Bim bam boom. Va bene. Oh, non lo so usare, non lo uso da Splatoon 1 qualcosa. Io invece non l'ho usato qui perché è un po' troppo debole. Ma io non lo uso da Splatoon 1 sul serio sto coso, come si usa? Devi spammare colpi. No, sul serio, sto roba non la tocca da anni. Vabbè, se perdiamo sai che è colpa mia. Sì. Ok, no, forse è meglio di no, fanculo. Mi metto lo squiff. Io sto spammando, ovunque le live. Faccio il gay e mi metto lo squiffer. Mandami il link della live. Oh. Aspetta che avvio. Aspetta, cronica. Dai, come cavolo ho fatto a missarlo quello? Ui! Vaffanculo. Ti ho mandato. Ok. Io non vedo l'ora che mettono il nuovo catalogo. O almeno sono anch'io arrivato al io, terzo, quindi non è che ho molte robe da fare. Io ho tipo 10 licenze di Armand che non posso utilizzare perché ho già tutte le armi. Io sarò arrivato a 6 licenze di Armand, però anch'io ho tutte le armi, quindi che cosa le utilizzo a fare? Bisogna aspettare i nuovi contenuti. Ah già. Spero mettono qualcosa, almeno nuove armi. Sì, mettono, da quanto so metterebbero un nuovo rullo. Allora, i kit che probabilmente quelli che abbiamo visto per ora è il bombrello con la pioggia e l'aerografo. E l'aerografo con la buia bomb. L'aerografo con la buia bomb? Almeno non so dove leggi tu queste cose, ma se no, no, nel trailer, nel direct si vede l'aerografo dorato che ha la buia bomb. Quali direct? Il direct di Splatoon 3. Grazie. E poi anche nello stesso direct si vede il bombrello che lancia una pioggia. Oh, allora probabilmente metteranno quel secondo catalogo. Non lo so, no, porca miseria. Ma allora. Bolla al centro. Da quanto ne so. Oddio, ho preso un tipo. Dovrebbero mettere un nuovo splasher. E un nuovo mirino e un nuovo rullo. Ti prego, io rivoglio lo splasher wasabi. Quello sì che era molto bello. Te lo ricordi lo splasher wasabi? Era quello con i tentamenti. Ah no, aspetta, era quello col tornado. Quello si è uno, sì. Quello... Ma sì, devono rimetterlo, scusa, devono. Secondo me sì ci sta, però non con il tornado. Secondo me non ci starebbe bene con il triplo tornado. Io direi più, non dico il Traizuka perché sarebbe copiato dallo splasher normale, ma magari non un'altra... Può, ma comunque non può ripetersi. Forza Team Fuoco, ciao 13. Bello svegliarsi il sabato con Akino che dice Fra andiamo in live, va bene. Sì, è bello. Ma ci avevamo ora in base, lol. Comunque prendo quel tipo. No. Aspetta, non mi viene in mente. Quali speciali ci sono? Chronic, lo splasher con il zipcaster. Aspetta che ci abbiamo uno qua. Non lo so, a chi non lo vedrei molto bene.
Perché sarebbe troppo da pushata, sarebbe troppo OP come roba. Io vedrei forse un aerografo col zipcaster, ho preso un tipo. Oddio, ci abbiamo uno dietro. Ok, nevermind. Allora, quali altri speciali ci sono? Splasher con la buia bomb? No. No, perché oddio, c'è, già, preso. C'è già l'aerografo. Vai! Ok. Gli ho sparato 5 volte, rada. L'ho preso una volta. Tabula rasa. No, dai, era pure fermo, che palle. Tu che kit proponi? Per lo splasher? Non me ne intendo di kit, però cosa vorresti avere tu? Per lo splasher? Qualcosa di aggressivo, visto che stiamo parlando di un'arma un po' slayer, diciamo. Allora, secondo me granata. E dopo... Sì, la granata è un ottimo combo, secondo me, come su Splatoon 1 e il 2. Ma secondo me lo rimettono lo splasher con la granata. Insomma, hanno messo pure lo splushomatic con la granata, perché non dovrebbero farlo con lo splasher. Appunto. Lo splasher con la granata sarebbe davvero un'ottima combo. Mi ricordo che lo usavo un casino poco prima dell'uscita di Splatoon 3 come combo. Vediamo un attimo le speciali, così magari mi viene in mente qualcosa. Sono mollusco carismatico fuoco. Adesso sono ancora super. Magari il tintofono 5.1 con la granata. Lo splasher con il tintofono 5.1 e la granata. Oddio, aspetta, che speciale aveva lo splasher su Splatoon 1? Il kit di Splatoon 1 c'è già su Splatoon 3. Ah, sì, è vero, c'era anche lì il... Sì, è vero. Vabbè. Ricordo che io ero un amante dell'aerografo quando giocavo Splatoon 1 da bambino. Perché quello... c'era il tornado, quello dorato. Vero, bello il tornado. Kraken non lo sapevo usare, perché non sapevo come uccidere le persone, andare lì vicino col Kraken, su con quel coso. Io invece mi ricordo che quello che usavo molto era il... Non mi ricordo. Mi verrà in mente. Big fan. Ah, no. Guarda, c'è Clanco Big fan. Big fan. Oh mio... Può essere interpretato in più modi. È un fan grande, oppure può essere un grande ventaglio. Fra, secondo me è un gran ventilatore. Mi piace come tipo, ho fatto un casino di partite. Questa sarà la terza che vedo persone del team grass, porca miseria. Io non l'ho visto abbastanza. Ma sono introvabili? Ma sono introvabili? Come tipo... Oh! Guardalo! Ok, non l'ho preso perché sono scarso con questa rotta. Oddio, grazie. Sto qua mi stava per distruggere. Lo vedevo. Mi hanno lanciato. Aiuto, mi hanno lanciato 50-30 missili. Anche a me, ma porca miseria. Ma sì, perché li hanno attivati insieme. Aspetta. Preso. Dai. Madonna santa. Qualcuno di sopra, che se no ci fottono sul serio quella parte, siamo fottuti poi. Oh. No, niente, sono preso. Qui c'è il flexi rullo. Sta diventando piccola. Aiuto. Ah. Aiuto. Porca miseria, ci stanno distruggendo. Sì, sono abbastanza forti. Sì, sono abbastanza forti. Oh! Oddio! Oh! Comunque, secondo te chi vincerà? Vincerà per la terza volta Shiver? Vincerà Fry oppure Big Man? Fra, letteralmente, Big Man è tipo il terzo Splatfest di seguito che è in vantaggio prima delle tricolore. Ma, sì, è vero. Adesso tipo nelle tricolore... Oh! Ma cosa è successo qui giù? Ho fatto una tabula rasa della Madonna, ecco cosa.
Possiamo recuperarci almeno il centro per piacerino? Che io non sono capace a usare quest'arma. Perché l'hai presa? Boh, tanto per. Per il meme. Oh! Senti, mi sono trovato il rullo proprio in faccia. Sì, l'ho immaginati visto. Un rullo in faccia. Madonna. Col colpo orizzontale, quindi ci mette anche il triplo in meno a distruggerti. Voglio dai, almeno prendere qualcuno prima che finisca la partita, anche se non sarà possibile. Ho preso uno a caso, ho lanciato un colpo. Ci abbiamo un tipo qua. Ah sì, devo mostrarvi una cosa. Ci abbiamo il rullo qua anche. E Chronic, dopo usciamo perché ti devo mostrare una clip. Io ho fatto un glitch senza saperlo, stavo praticando una cosa, ho scoperto. È la prima volta che me lo dici. Olè, no merda. Io sto colorando. Niente, non ho preso nessuno. Sto colorando tutto il colorato. Allora. Adesso usciamo qui. Big fan. Il ventaglio. Gigante. Il grande ventaglio, il grande ventilatore, il grande spararia, non lo so, non ho idea. Achino, tu come sei messo come money? Abbastanza bene. Quanti money hai? 290.000. Io gli sto farmando da tipo 2 settimane perché non ho niente da fare. Allora, sono 715.000. Ci sto mettendo un sacco per fare un centinaio, figo. Guarda. Sium. Adesso arrivo. Vabbè, io mi tolgo lo squiffero perché non lo sono capace di usarlo. Ecco, guarda qui. Questa clip. Io stavo praticando con l'esplotone stamper a caso. Cosa hai fatto di bello, dai? Guarda. Vedrai. Pubblicalo su Twitter, pubblicalo su Twitter. Guarda, guarda, guarda. Allora, prendo il... Sembra tutto normale. Oh? Oh? Ecco. L'hai impato dentro. No, da, infatti... Aspetta, non... Voglio provarci anch'io. Voglio provarci anch'io, aspetta, eccolo qua. Però mi serve quel coso che si è messo lì bene. Come ha fatto Ahino, anche se non mi sarà, anche se non sarà mai possibile. Tu intanto quella roba pubblicata su Twitter magari diventi famoso. In realtà ho già un tweet che è diventato famoso a caso. Ah, ma io ne avevo pubblicato uno su un glitch di Zelda che, madonna santa, tu non hai idea praticamente. Vabbè, non so se hai mai giocato a Breath of the Wild, però vabbè. Allora aspetta, devo un po'... No, devo accorciare la clip, tizio coso. Allora. Vabbè, mettila... Vai solo al punto, perché sennò la gente non la guarda, quindi falla di 10 secondi neanche. Falla da quando attivi lo Zipcaster. Ecco, infatti ecco questo. Io non, secondo te qual è l'arma più facile da utilizzare? Anche se tipo sei alle prime armi. Blaster, la rischi. Non lo so. Secondo me Junior. Il Junior? No. Sì. Blaster da... Hanno fatto bene a non metterlo come ultimo livello. Allora, cosa scrivo? Oh my god, I found this extreme cock and balls glitch, aspetta. I don't know. Scrivo... Aspetta. Bula rasa. Per... moment. Ecco, stamper moment. Chi ricrea la stanza? la ricrei tu. Ok. Aspetta, prova a rifare il glitch con la splatana. Mi sa che devi essere proprio nell'angolo giusto dove eri te per farlo, perché a me non è venuto e mi sembra anche normale. Ma secondo te stanno già riparando dei glitch cioè stanno già fissando dei glitch per la modalità storia? Li hanno già fissati in realtà.
tanti. Not stonks for speedrun. Sì, appunto, ho detto non aggiorno il gioco finché non riesco a fare una run. Una run. Allora sì, è vero, lo metto nella prima versione del gioco. Allora, guarda, io ci provo. Ok, io mi inibo, io non so che arma usare, proverei di nuovo quello slosher, però. Quasi quasi, però vado di slosher default. Aspetta, dov'è la... dov'è? Eccolo qua. Vediamo. No, niente. Boh, mi sembra... mi sa che devi essere in un'angolazione precisissima per fare quella roba. Eh sì, mi sa anche a me. Ah, ma io non avevo la modalità streamer attiva. LOL. Ok, attiva la modalità streamer, ecco. Come se tipo ti arrivassero chissà chi... Ecco, adesso, adesso l'ho attivata. Lasciato tabula rasa. Comunque si possono fare molte combo con il stamper. Sì. Ho notato lo stamper secondo me sta... un po' troppo sottovalutato. Vedo solo di recente che molti l'hanno iniziato a usare, sinceramente. Perché puoi fare un colpo caricato e dopo la burst bomb oppure un colpo orizzontale. Secondo me un'altra arma un po' troppo sottovalutata è la splatana normale, la swiper. La wipet. Splatana swiper. Un tipo che tipo... Comunque sai che in realtà avevano trovato dei data miner che il colore del team erba doveva essere diverso. In che senso? Doveva essere più verde, più che verde acqua, doveva essere verde. Boh, ma è carino anche questo colore, poi credo che Nintendo si concentri sui colori abbastanza chiari per Splatoon, quindi non ti saprei dire. Dio, se prendevo una cazzo avrebbe fatto un sacco ridere. Oh! Mi è arrivato addosso con lo zip cast. Grazie! Ti ho visto prenderlo da un'angolazione stranissima. Che cosa ho come... ah, ok, c'è questo. Io posso andare qui sopra comunque. Posso andare anche qui. Vabbè, Ahino, tu sei più backline secondo me con quella roba. Oh! Vogliono tutto il mio culo. Ok, ho preso uno, non so come. Guardalo! Ah, ma anche qua c'è. Aia. Aia. Qua ci stanno distruggendo, ci stanno facendo... fottendo. Ci stanno fottendo tutto. Allora. Entrano pure in base. Si vede che non la so usare sta roba. Ah, ma era sopra, okay. Non l'avevo visto, mi pareva c'è caduto. Ci abbiamo un in base, no? Le mo. A volte i blaster sono proprio bastardi. Capita. Aspetta. Ok, l'ho preso, non so come, però l'ho preso. Sì, perché io ti ho aiutato. Grazie, Ahino. Guarda qua sotto. Oh! Ok. Oh! Sono tutti qui, comunque. Aia. E boh, sì, avranno voglia di rompere, che ti devo dire? Il fatto che c'abbia un compagno che sta pushando già qualcosa di buono. Ok, no, never mind, l'hanno distrutto. Achino, attento Achino. Io quasi quasi colorerei e basta adesso. Ho fatto doppia. L'ho detto prima di averlo fatto. Sono sopravvissuto non so come. Pushiamo e basta adesso, va. Olè. Ok, no, mi ha distrutto con la bomba. Mi sa che questa però è vinta, dai. Vediamo.
Potrebbe anche ribaltarsi la situazione all'ultimo. Che culo. Grazie Eva. Sono a livello 41 del catalogo. Secondo? Sì. Io ho 11 del terzo. Terzo? Sì, ce n'è un terzo. Ma ce ne sono infiniti. Praticamente sì, solo che ogni 10 ti danno premi casuali, quindi sti cavoli. Appunto. I 10 livelli, sì. Non ha più senso. Ma sai che ho Splatano? Oddio, da quanto tempo è che non uso la Splatano? Grazie dell'errore di comunicazione. Ti ha dato un errore di comunicazione? Sì. Io sono ancora in gioco, che faccio quit? Sì. Ok. Se l'ho speedrun, comunque mi è capitato in ranked che praticamente si era disconnesso all'inizio del match un tizio e siccome sapevamo tutti che alla fine la partita non sarebbe stata contata, io e un blaster ci siamo messi a fare squid party che si è disconnessa la partita. Allora, aspetta che vado un attimo. Peccato che le robe dello, che le notizie dello Splatfest non si possono skippare. Capita. Comunque, ricrea la partita intanto qui, svuoto gli slot. È tutto per ora, sì, grazie pannuccia. Team Arson, no. Team Grass, immagina. Immagina toccare l'erba. Immagina. Vabbè, io ricreo. Ok. Durante i festival... Sì, ma una notifica, gioco. Una notifica sulla roba delle magliette mi dà estremamente fastidio. 6, 9, 6, 9. Io adesso vado di Nautilus, allora. Vai di Nautilus? Sì. L'ho imparato ad apprezzare solo grazie a Gmoji, perché sennò anche no. Manco sapevo che tipo potevi tenere il colpo caricato con quel coso. Vabbè, allora... Ma io guarda, metto il gear del salmonoide anche se fanno schifo. Dovrei cambiarmi il gear adesso che ci penso, visto che sto usando la Splatano. Dovrei mettermi almeno un eco colore. Mi metto il cappello da strega, un po' troppo tardi, però lo faccio comunque. Comunque, sai qual è la cosa più divertente del... Spara. Del Nautilus? Spara. Guarda. Che puoi fare questo. Adesso guardo Ahino. Vai, spara. Aspetta, sta. Ok. Guarda, puoi fare questo. Stai vedendo? Sì. Ecco, spari i colpi. Ahino. Bene, allora. Dobbiamo aspettare ancora mia sorella, giusto? Chissà se Jack verrà. Vuoi a scuola, ha detto. Ha detto che tipo verso le 12 doveva esserci. 12? Sì. Che ne so? Oddio, sono già le 11 e mezza. Sì. Però stiamo giocando da 27 minuti. Godo. Troveremo una per 10? Lo scopriremo nel prossimo episodio. L'ho fatta io, l'ho persa. Io non ho trovato ancora una per 10. L'ho fatta, l'ho persa. Secondo te, dei...
in questi 2 anni di Splatfest riusciremo ad avere almeno una volta la targhetta delle partite per 100 e per 33. 333. No. No. In 2 anni? Perché c'è pure la targhetta. Sì, se tu vinci una partita per 100 o per 333 ottieni una targhetta sopra il nome. Non so se hai notato che c'è tipo un drago o qualcosa sopra i nomi di alcuni giocatori. Ah, quello, sì, quello sì, lo conosco. Secondo te lo otterremo in questi 2 anni di Splatfest? L'ho tenuto sullo Splatfest World Premiere, ma per il resto basta. Io non l'ho ancora tenuto. Avvio? Sì, avvio. Sì. Non avevi ancora avviato. Forse. Non lo sai prima mai. Ecco, puoi fare adesso un tornado. Un cosa? Puoi fare un tornado. No, nel senso l'animazione. Ho sentito una bruttissima cosa. Ho detto tornado. Acqua. Se troviamo solo acqua. Forse ho trovato due erbe. Grazie. Tu hai messo i vestiti della strega? Mi sono messo solo il cappello visto che c'è l'eco colore. Io invece mi sono messo i gear del salmonoide. Lol. Comunque ho sentito che non solo in Italia sono praticamente finiti gli Amiibo, ma anche in tutto il mondo. Sì, cosa ti aspetti? In realtà erano abbastanza attesi, poi avevano detto inverno, quindi io me le aspettavo anche a gennaio dell'anno prossimo, sinceramente. Oddio, l'ho preso! Io in realtà me le aspettavo a Natale, tipo. Perché avevano detto inverno per questo, invece no. Hanno fatto il trollone e li hanno mandati a novembre. Oh, Madonna, che poi non è neanche inverno. Cioè l'inverno inizia il 21 dicembre. Oddio, ho fatto doppio, non so come. Però l'ho fatto. Con la spatana. E io non la so usare la spatana. Vorrei imparare a usarla, però è un po' difficile. Aspetta, attento. Bravo. È stata tua sorella, gli ha lanciato una bomba e sto qua brava. Morto. Sto qua era rimasto fermo. Ma sì, perché mi stava aspettando. Stava contemplando il vuoto in realtà, secondo me. No, mi stava aspettando perché Madonna. Mi ha sparato tipo 2 colpi e io mi sono nascosto dietro e mi stava aspettando. Tua sorella ha appena fatto una doppia con una bomba. Ma lei è esperta. Due piccioni, come dire, due piccioni con una fava, giuro. Fr. Mi è apparso il jumpscare, mi hanno... Non sto facendo niente io in questa partita. Ne ho presi due. Ringrazio i miei compagni. Perché voglio salire per il loro muro tanto per il provochino? Ah, c'è uno là? Sì. Che è andato? Altro è andato? Oh, buono! Ma chi non sei tu con l'N-Zap? No, è vero. No, io sono con... Il Nautilus. Aia. Abbiamo un invaso, lol. Divertente. Molto. Preso. Preso. Voi finite col tipo che è rimasto nella nostra base per piacere? Ok, no, never mind, l'ho fatto fuori. Io che coloro qua nella base, ma sono ma consapevole del fatto che la spatana non colora. Comunque hai visto cosa... No, tu non puoi vedere la chat. Riperoni, maccheroni.
Il cappello da strega. Così a cazzo. Madonna, 14 kill. Mi si stava buggando il coso delle clip, ottimo. Dovevo mettere secondo me il ninja squid. Allora io metto adesso vabbè, metto di nuovo la splatalama perché sì. Ok, facciamo due splatane. Ahino? Dimmi. Come va? Bene. Oh. Assume. Madonna. La splatana normale è molto sottovalutata. Abbiamo trovato uno che ha appena finito la modalità storia. Contro. E si vede. Almeno ho visto solo la roba di DJ Octave, però vabbè. Mi piace il nostro teammate si è fermato per un attimo per premere il tasto buia. Ah, ha oh preso 3 il rullo. No, ne ha presi due. E sta spinnando. C'è uno che ci voleva entrare nella nostra base. Poi c'è un idrante, Katsum. Ah, l'ho fatto fuori. Ho fatto fuori la mini splatting. Oh mio dio, che team del cavolo che ci siamo trovati contro. Oh, ha fatto qualcosa. Hai lanciato no, il però. Martello. Assolutamente no, non è vero, non ero io. Non ne hai le prove? Sì, ho le prove. No, non è vero. Ma tu lo sapevi, Cronic, che si può andare sopra? Tu, Cronic, lo sapevi che si poteva andare nel mercatotano? Sopra il... Hai presente quella cosa gigante in mezzo? Cosa gigante? Cosa? Sopra, in alto. Sopra. Ah! Lì si può andare col zip caster. Ah, sopra? Sì. Che... Ok, dopo provo. Poi metto in... per in ricognizione. Madonna, c'è un tipo qua. Ok, ho preso. Aspetta, c'è un... Oh, l'ho preso! Ecco, guarda, Chronic. Ecco. Aspetta che c'è un tipo qua che... Oh, oh mio dio, dove cazzo... Oh! Dopo ti mostro. Se riesco a caricare ancora un... Noi ridiamo e scherziamo, ma se non ci prendiamo al centro, sta qua la vincono loro. E mi sa che non sarà possibile. Vabbè, intanto ti mostro, cioè il mio obiettivo è mostrarti quella cosa lì, quindi... Oh, è atterrato almeno quel... Oh. Mi piace come loro stanno tryhardando, poi ci siamo noi... Ehi, non io, perché c'è uno che si chiama Min 33333? Ah, buia. Ok, ce l'ho quasi il Zipcaster. Ok, mini splattering okay, andato. Ok, Chronic, vieni. Aspetta che possiamo fare il comeback. No, mi sa di no. Chronic. Perché c'è lì davanti. Chronic. Guarda, guarda io su. Io sono al centro. Guarda su. Non posso. Vabbè. Oh, sono entrato nella loro base. Riprendiamoci il centro, fottiamogli il centro. Il rullo si è disconnesso dopo che mi ha splattato. Ottimo, che ti devo dire, beh? Prego, dimmi che questa la vinciamo. Farebbe tanto per il meno. Ho qualche dubbio, però.
LOL. Comunque te lo mostro all'inizio partita se capita. Vabbè, in caso facciamo un privato e mi fai vedere. Ok, facciamo un privato e ti faccio vedere. Vuoi fare allora, privato adesso? Sì, sì, intanto creerà mia sorella la stanza, entreremo da lei dopo. Allora. Carismatico, finalmente, cazzo. Ok, adesso usciamo. In privata si può togliere la maglietta dello Splatfest o no? Ok. Allora, creo. Mi immagino gli sviluppatori Nintendo, tipo, ma che cazzo vai in privata? C'è un fottutissimo Splatfest ritardato. No, devo mostrare una cosa di vitale importanza. Top 10 momenti in cui Nintendo si è incavolata con i propri customer. Crea la partita tua, ok? Chronic, vieni, ho aperto. Il codice è 25280. C'ho 727 soldi, gol. No, stavo dicendo a mia sorella di creare la stanza. Ripeti, 2580. Cazzo, l'ho azzeccato senza che tu me lo dici. Sta accessando nel corso, interessante. Aspetta, devo fare il meme, dammi un attimo. Ah, aspetta, allora faccio. Faccio anch'io. Che cavolo è? Eccolo. Mi metto i vestiti dell'Octoling amiibo. Con la spada. Indovina che vestiti mi sono messo. Strega. Ok, allora adesso io carico la speciale e ti mostro. E se tipo ti killassi prima? No. Non lo devi Ahino, fare. Dove sei? Sto caricando la speciale. So, tieni, ti do una mano. Tieni qua, allora. Vieni. Sono qua. Qui su. Adesso vedi che mi splatta prima di usarlo, ti distruggo. Oh! 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 Capito? Sì. No, pezzo di... Bene, adesso torniamo. Aspetta che mi è arrivata una richiesta di amicizia. Da chi? Beh. Ah, tua sorella, ok. Ah, Chronic per una... Sai cosa è successo? Avevo i gear, quelli dell'amiibo dell'Octoling nella lobby. E dopo è andato via lo schermo e mi ha rimesso la maglietta. Adesso non so che mi fa, sincero, cosa mi fa? Mi toglie il coso da strega, dai. Vedi quello che... quello che è successo a me. Sta entrando comunque. Siamo 5. Ci stanno guardando in 5. Godo, che codice è? Sempre lo stesso. Ok. Ma allora, sai, io faccio l'infame. Metto il blob-blobber. Blob-blobber? Yes, blob-blobber. E metto anche l'eure cappello, guarda Chronic. L'eure cappello è troppo figo. Guarda. Blablabber. Blablabber. Sai, dovremmo fare il meme. Essere in quattro, non metterci tutti lo stesso vestito e la stessa arma, che così è per una scritta lunga quanto un palazzo. Sai che mi sono trovato io una volta contro, eravamo io e Vin, no? In una partita aperta ci siamo trovati contro sti qua, che ci hanno fatto un culo così, tu non hai idea.
avranno vinto di tantissimo. Comunque se dopo arriva Jack, se dopo arriva Jack si potrà, lo facciamo. Si potrebbe fare, sì. Però ci servono vestiti che abbiamo tutti, perché sennò non i default. Appunto, però i default mi sembra un po' troppo da... No, io direi cambiare, fare... Magari i vestiti che abbiamo tutti. Ma che non siano quelli default, perché è troppo scontato, non va bene. Se no sì, si potrebbe fare i finti default, dove però ci cambiamo anche la splattarghetta. Quello sì che sarebbe figo. Ci mettiamo tutti fanciullo splattoniano, con il primo banner, e nessuna targhetta. Comunque siamo contro il team acqua. No, vabbè. Skylotte. Non vedo l'ora che... Io non vedo l'ora di vedere com'è quella mappa desertica che hanno mostrato. Sì, fra, ma secondo me sarà simile al padiglione Capitone. Quella voglio che rimettono, cazzo, quella era molto bella. Beh, possiamo ancora sperare. Secondo me metteranno una nuova mappa tipo a dicembre con il nuovo kata. Ah! Mi hanno inculato. Allora, secondo me metteranno le due che hanno mostrato. No, non mi ricordo il nome, quella dei con i grattacieli altissimi, quelli che hanno Cime sogliose. Cime sogliose. Ecco quella. Madonna, spero. Quella era una delle migliori uno dei migliori scenari su Splatoon, non è di sicuro. È vero, oh! Molto bello. Oh! No, sono un coglione. Ma sai che puoi cancellare il motosqualo lanciando una bomba? For real? Ma no, praticamente se metti all'ultimo, al motosqualo, li metti sotto una bomba e esplode. Oh. E non può farci niente, cioè una roba come l'ombrello? Una roba come l'ombrello, tipo? Come lo scudo dell'ombrello su Splatoon 2? No, proprio lui muore perché ha i land lag e non si può muovere in quel... LOL, che cavolo di gioco è? E vai, vado nella base avversaria a fare casino. Esploso uno. No. Mi ha preso. Bello blobber. L'arma più infame di sto gioco. Ma lo stai usando sul serio? Sì. E sto facendo 13.000 kill. Sai che lo usavo per fare i dance con Max. Sai che era la prima arma che ho usato nel festival Chaos contro Ordine di Splatoon 2? Oh. Aia. Io mi ricordo che i primissimi Splatfest usavo il centrifugo, ma proprio era una bestia con quell'arma. Poi ho perso una skill perché non l'ho usato più. Madonna, era una bestia col centrifugo, facevo tipo 10 kill a partita anche. Per lo Splatfest, quindi tipo 3 minuti fare 10 kill è un po' strano. Per me, poi boh, tu sei un ex player, un competitive... Non sono competitive. Zitto che non esci di casa 4 anni. Albi, ciao a chi non sono a scuola a guardarti, non ti sento. Ciao anche a te, Chronic. Non mi senti, ma com'è possibile? Non ho capito questa cosa. Oh, cacca, non anche me. Aspetta. Prego, l'ho fatto fuori. No, come non mi senti, Albi? Niente, questa è persa, riperoni, maccheroni. Forse dovrei abbassare il volume del... Vabbè, ho abbassato leggermente il volume della capture card. No. Dai, che sfiga però. Allora, a livello del catalogo, voglio trovare una per 10. Ho fatto solo 2 kill, siamo seri. Ah no, ne ho fatte 4. Ma sai cosa? Metto l'arma che ho in fondo. Metto il blaster rapido, che è l'arma che ho in fondo. Immagino. Poi io il blaster rapido lo uso solo nelle aperte quando c'è torre mobile.
Perché credo sia una delle armi più efficaci per torre mobile, appunto. È più efficace il Blaster Elite, credimi. Era. Ah, era Blaster rapido. No, io intendevo il Crash Blaster, sono coglione. Il Blaster rapido era l'ultima arma nella mia lista. Io non so che cosa ho come ultima arma. La metti dopo. Mettiamo le armi che capitano alla probabile fine. Ho un rullo. Comunque forse sia anche il Blaster rapido. Non lo so, non ho idea. Anche tu sì. Forse le repol per duplo. No, aspetta, quelle le usate. Vabbè. Squadrone Octolink con armi varie, immagino. La fine della lista, intendevo. Boh, cazzo ne so. No, stavo spiegando a mia sorella. Immagino farsi battere da 4 Octolink del team Merba. Questi qua toccano l'erba, immagino. Immagina uscire di casa. C'è l'Eliter, quindi... Ho preso un tipo a cazzo. Hai preso l'Eliter? Sì. Oh! Preso anche l'arco. Guardalo! Da dietro gli vado, no, mi ha visto. Che cazzo? L'aerografo dell'altra squadra, un po' le idee. Comunque, confuse. Secondo me hanno fatto bene adesso a mettere gli Splatfest solo nei weekend. Hanno fatto molto bene. Erano già solo nei weekend? In realtà alcune volte erano anche durante la settimana. Oddio, non me lo ricordavo, mi ha appena fatto venire in mente il caos, madonna. Tipo quelli di Splatoon 1 erano in continuazione durante la settimana, veramente. Ricordo, no, il primo che ho giocato di Splatoon 1 era durante il weekend. Il primo che ho giocato io invece era durante la settimana. Aia, mi è arrivato. Distrutto. Tento che lì c'è il... Lo so. Ah! Grande. Posso dirti buia, sì. Che movement, che belva. Pushare. L'aerografo sì, sul serio, le idee confuse. Dai, non ha vita, ok, è morto. Noi non abbiamo colorato a destra della nostra mappa. Fate voi perché io sono qua al centro. C'erano col ninja squid qui, no? Oh! Sì, dai. Perché puoi cambiare l'arma, cioè l'abilità principale della maglietta. Sì, sì, ok, sì. E lo ho scoperto so, anche che ti ridà... Allora, devi usare... Sì, ti ridà i frammenti. Sì, ma ti ridà proprio quelli che hai speso. Esatto, è una cosa bellissima. Cioè, quindi tu potresti usare i frammenti di magari un'abilità che ti piace in generale, però poi tipo li cambi con una che non ti interessa come frammenti, visto che ne devi spendere solo 6. E lì il gioco è fatto. Togliamo già sto Waybreaker. Possiamo vincerla questa per piacere. Sto facendo. Ci abbiamo una in base. Vado io. Ci penso io. Sì, è l'arco. Ah, guardalo come scappa. Sì, ma quell'arco è bravo perché usa l'arma per quello che è, non per spammare missili. L'ha appena fatto in realtà. Oh, no, mi è preso. Sì, sì, ma nel senso, Chronic, pensaci tu, ha detto Albi. Ole, dai, ti prego, dimmi di sì. A culo. Adesso metti l'ultima arma che hai nella lista. Eh sì, oh. Anch'io la metto di nuovo. Cioè dobbiamo in continuazione. E Chronic no, praticamente. No, assolutamente no. A ogni match dobbiamo mettere l'arma che è in fondo. No, ratio. Sì, no. Dei devi. No. Razzismo verso le armi di Splatoon. Ma che. Allora, vediamo. No, io ho le ripple pelle duplo. Lo splatting a carica. Aiuto. Non la uso da Splatoon 2 sta roba. Dovrei usare un po' di intensify action per questa cosa, ma va bene. Io le ripolpelle duplo. Sono Splatoon 2. Ah.
L'ho usata per tutto Splatoon 3 sta arma. Bene. Mm-hmm. 140. Fanciulla splattoniana 140. Mia sorella invece aveva il rullo splat in fondo alla lista. Il rullo splat come arma può anche starci. Però boh. Io volevo le ripolpelle in fondo. Ci abbiamo già uno qua che ci viene a pushare, grande! Waybreaker. Dai che lo prendo! No, non l'ho preso. Cazzo. Sono messo in una situazione di merda. C'è lo... Come? Cioè, okay, nel senso, uno. A me non funziona mai quando cerco di fare questa cosa qui, a loro funziona. Questo è razzismo, Splatoon non va bene. Ho preso un altro, però sono morto. No, mi si muove. Attino, ti fotto l'antenna che hai messo qua. L'antenna. Ah, non esplode. Non esplode. Non esplode. La usano i compagni. Sì, credo che sia così. Sincero, io l'ho vista qualche volta esplodere. Quindi credo che abbia più durabilità per i compagni. Invece, se tipo la usi te, ha solo una disposizione. Vabbè, capito. Ma se tipo mettiamo tutti N zap e spammiamo frigoriferi. Molto divertente. Però mi sono... Mi ho messo un altro frigorifero. Aspetta che vado... Riuscite a resistere lì al centro? Sì. È che io non so, non so usare quest'arma, quindi... Madonna santa! Oh, ma c'è un tipo là! Dai che lo prendo! No, non lo prendo. Siamo messi di schifo come paint, madonna. Waybreaker. Oh no. Ho messo un altro frigorifero. No, oh, dov'è? Eccolo. Cioè, hai mai provato a lanciare una PC bomba contro un tacticooler? No. Praticamente la PC bomba tipo fa un rimbalzo e torna indietro. Ok, non va troppo indietro, però fa il rimbalzetto. È bellissimo. Dai, venite in base loro, che sto prendendo anche un altro. Aspetta che c'era uno. Ho messo uno un altro frigo. Akino, porca miseria. Non sono io. Akino piace pushare. Io metto un waybreaker qua. Io li stavo pushando. Davvero tamarro. Davvero tamarro, lo metto lì. Secondo te la vinciamo, sì. Li ho pushati per tipo tre e mezz'ora. A posto. Let's go! 60%! Inchiostra tutto, numero uno. Kill, vabbè dai. Si sta. Con un'arma che non uso da anni. Ok, adesso di nuovo dovete prendere l'arma che è in fondo. Ma chi non però che palle di te. Eh no, è la regola. Regola cosa? È la regola. Adesso devo usare il triplet compatto, ma che schifo. Lo faccio per altri due round, poi basta. Se... Okay. L'ombrello. Cosa? E poi il prossimo, l'ombrello, lo spara su. E il prossimo mettiamo tutti N zap e spammiamo. Let's go. Mia sorella ha detto che non sa se ce l'ha l'N zap. E vabbè, se la prendono, credo. Sì, non costa niente, costa una ricetta.
Come fa? Dopo, dopo lo prendi. Non avere l'N Zap, bro. Eh? Come fa a non avere l'N Zap il fra? Non ha preso. Questa è roba da. Oh! No. Comunque io voglio che ci sia tipo una tempesta qui da me, perché mi piace la pioggia e voglio la tempesta. Ti crasha Splatoon e non giochi no, più. No, 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 voglio la tempesta ma che funzioni. Da me è nuvoloso. Eh? Da me è nuvoloso. Vabbè, magari viene da me. A me non piacciono molto le tempeste per i rumori forti. Abbiamo uno qua. È anche abbastanza tryhardino. Sono caduto per sbaglio, no. Madonna. È ancora vivo. Siamo in tre. Ok, è morto. Vabbè, capisco che io c'ho l'ombrello. Oh! Ma c'era un rullo lì? Ma tipo da quando? Ho fatto un 1v1 contro un secchiostro. Però solo tornadi. Praticamente l'abbiamo attivato contemporaneamente. Ci sparavamo i tornadi addosso. Wow. Siamo sopravvissuti entrambi. Vado a chiamare Jack, se vedere se Jack c'è. Non credo sia ancora a scuola, però ok. No, perché lui ha detto che verso le 12 potrebbe esserci. Magari intendeva verso mezza, no. Cioè... No, no, 12. Perché lui è tipo fuori fino alle 9 di sera, mi ricordo. Oddio, dove va? Fino alle 9, scuola. Aia! Che ne so io. Ci abbiamo gli S più tryhardini contro che ci entrano in base con lo zipcaster. Per questo a me non piace fare sta roba dell'ultima arma. Però è divertente, scopri delle nuove armi. Ho preso un tipo, Tino, stai zitto. Aia, grazie. Aspetta che c'ho i tornadi. Intanto mi hanno inculato forti. No. No! Uno dell'altro team si chiama mangiatore di culo. Cosa? Fra ab eater, però con lo sharp SS, figa. E ci abbiamo uno in base. Esplodi, porca miseria. Ci abbiamo uno in base, for real, for real. Aia. Ah sì, termina in culo. Che battuta del ca... Io devo ancora usare la sub. Usata la sub. Su chi? La sub è la fontanina. Aia. Il tryhardino S più dell'altra squadra mi ha distrutto. Oh no, stop. Questa sì che è una bella condanna. Ok, no, sono vivo. Cerchiamo di pusharli adesso fortissimo. Almeno colorare un pochetto la loro base come hanno fatto loro con noi. Ma mi sa che questa è persa. Peccato mi erano apparsi adesso i tornadi. Se no avevamo qualche speranza in più. Ma mi sa che questa è persa. Già. Marty ha chiesto un'alleanza tra il team acqua e il team fuoco contro il team erba. No. E ho detto che non li troviamo. Let's go. Fatto 6 kill. Sì. Tiene zap. E ricreiamo visto che tu sorella non ce l'ha. Sì. Ok. Tanto userò le conchiglie perché ne ho ottenute un paio. Sai che ti dico, le uso anch'io, vediamo chi ha più culo. Vediamo. Gacha, andiamo a fare. Cronica, andiamo a fare i wish su Genshin Impact. No, Genshin Impact. No, ti prego, Genshin Impact. Ok, no. Io lo faccio, sto per fare. Va bene. 3. Fatto. Viola. Azzurro. Ho ottenuto un secchio e una. Cioè, una tazza e una scatola. Adesso ho usato l'altro, viola. Quante ne hai? Due ne avevo, da usate. Azzurra. Io ne ho ancora 9. Vabbè, usa. Dopo troverai l'oro. Viola. No, fra, ho fatto già due un sacco di pushate qua, non mi è tornato niente. Beh. SP
spingere pull. No, niente. Spingere push, ma no. Viola. Frammenti abilità, sì. Swim speed. Voglio vedere quante licenze di Armando ho, che non uso. Rossa. Banner, ok. Ho 11 licenze. Seguace della discarica trita tutto. Ok. Queste mi servivano per fare tipo l'NPC. Azzurra, viola di nuovo, cos'ha? Fan di Marina. LOL. Creo io. Ok. Dov'è l'NZOP? Eccolo qua. C'avevo una bellissima streak di vittoria con l'NZOP. Vabbè. L'NZOP, aspetta, mi metto un po' di intensify perché proprio c'ha la mira che ti sminchia appena salti, ma fortissimo di brutto anche. Me ne metto anche due, dov'è? Eccoli qua. Mi metto anche due intensify e andiamo a comandare praticamente. Le ho vinte tutte contro il team fuoco, ma non c'è verso contro l'erba. Adesso tipo troviamo il quarto NZAP. Farebbe ridere. Bello avere due intensify action, figa. Ma guarda, anche io allora metto intensify action. No, ma perché aiuta un casino con l'NZOP, non ti sminchia la mira quando salti. È un'ottima cosa. Minimo due, che così almeno rimane normale. Almeno io ce ne ho due. Gli Squid Surge con il Tactic Cooler e i due intensify, madonna, sono velocissimi. Dobbiamo spammare frigoriferi, questo è l'obiettivo. Ok, vabbè, io coloro tanto, quindi non è che sarà una sfida troppo difficile per me. Olè. Ma posso. Ok. Ho contro il Delego. Con armi a ripetizioni. Con armi a ripetizioni. Ma lì abbiamo... No, avevo letto burrito invece aureo, peccato. Burrito. Ok, ho quasi un frigorifero, ecco, primo... No, niente. No, ecco. Dai, ce l'avevo anch'io, figo. Ecco, frigorifero. Madonna, mi ha tolto meta special. Prendo il frigo di Ahino, ma proprio tutto il frigorifero. Tac di culo era al centro. Ok. C'è uno qua. Ah, grande. L'ho fatto fuori. Io ce l'ho quasi un altro. Eccolo. Io sono ancora all'inizio. No, me lo puoi prendere. Buona. Madonna, che casino. Oh! Ok, non è andato. Madonna, se questo mi prendeva era la fine. E c'è uno con lo stamp. Madonna. Guardalo! Io coloro un attimo in base perché vedo che abbiamo colorato poco. Sì, fai pure. Quella situazione è ancora sotto controllo. Arrivo a prendere i due frigoriferi. Oddio, mi hanno inculato. C'è il secchiostro dell'altra squadra, che madonna. Ho frigorifero. Cerchiamo di fare fuori quel
quel marker che porca miseria sta usando solo lo stamp. Colora pure. Io ti fotto il colore e faccio un altro. Oddio quanti. Oh! Una bomba. Adesso c'è. Regà, tacti cool. Come okay. Se non ne avessimo già uno. Ne metto intanto un altro. Oddio mio, ho fatto fuori uno che stava per usare lo squalo. Ho preso un infarto, non idea, ho visto. Visto la scia dello squalo e mi ho preso un colpo. Ok, è andato. Vai Akiro, pusha, pusha Akiro, pusha! Io ti copro le spalle. Ecco fatto. No, mi hanno inculato. Peccato. Aspetta che ci stanno entrando in base fortissimo anche. Ci penso io qua in base. No, mi hanno inculato forte forte. Aia, questa è persa. Questa è persa, purtroppo è persa. Ok, allora vediamo. Peccato. Ma sai, forse no? Vediamo. No, niente, mancava poco. C'era uno che mi ha distratto sia me che Armenoka e siamo andati in base subito. A me ha inculato perché ero in low ground. Mentre tua sorella è stata splattata. si va di nuovo di N Zap, dai, ti prego. Sì, è bello. È troppo dive. Jack mi ha risposto con un vocale. Adesso come faccio ad ascoltare? Oh merda. No, adesso lo fa di 3 minuti. Un vocale di 3 minuti dove ti parla di una ragazza. No, è di 31 secondi. Ah! Sarà a scuola allora. Allora aspetta. Adesso dovrò ascoltare questo. Non ti sentirò. Allora. McDonald. Ok, detto. Jack non c'è, niente. Perché? C'è alle 21, perché doveva fare una cosa con suo padre, non so, una cosa. Taglio uno dell'altro team, si chiama Kazeka. Oh, siamo tutti in Zap. Adesso tipo l'altro è tipo, che cosa sta succedendo? Cerchiamo di vincerla, vi prego. Ma aspetta, siamo contro il team fuoco, mi sa. Sì. Oddio, è vero? Perché i colori non sono quelli del... Sì, ho appena notato. Siamo il fuoco, contro il fuoco. Dai, stavo per usare anche il tacticulo, però mi hanno inculato. Ti immagini una partita per 333 ma contro il tuo stesso team? Mi sa che non è possibile. Sì, è possibile. È possibile? Sì. Madonna, quanto culo devi avere? Anche perché dà contributo al tuo team, quindi chi vince o perde sti gran cavoli. Appunto. Oh! Tacchi culo. Ok, ho fatto fuori. Poi c'è uno qua. Oddio, sono tutti e tre qua. Sì, infatti noto che appena è successa una strage, tipo. E qua lavorano in gruppo, porca miseria, buia. No, perché noi non stiamo lavorando in gruppo, stiamo spammando i frigoriferi. Ma sti qua rimangono un sacco attaccati, se hai notato. Tacchi culo. Ne metto anch'io un altro, ce ne sono tre. Oddio. Oh, ne mio Dio, tre. Quanto divertente. Ah no, che peccato.
Ci abbiamo uno in base. Sì, l'ho notato. Ha messo anche lui un frigorifero. Eh vabbè, c'ha le ripolpella. Guardalo. Oh merda, sono in due. No, 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 mi fanno il culo. Ok, no, sono sopravvissuto, non so come. Perché ti ho aiutato. Sì, ho visto, grazie. Io non c'ho ancora il tacticulo pronto. Ok, uno fuori. C'ho il tacticulo. Lo metto qua sopra. Aspetta che prendo anche questo per il meme. Oh merda. C'è uno qua. Che è andato. Che, quanti frigobar ci sono in questo, Madonna, questa partita? Partita è un casino. No. Questa la perdiamo. Se uccidete la ripolpella è andata. Ma mi sa che questa si è persa. Sì, hanno pushato. E ho colorato un po'. Speriamo sia abbastanza. Non credo proprio. Dai, che palle. Da! Vabbè, erano del nostro stesso team. Da quanto è divertente, però giocare così lo rifacciamo. Sì. Fatti culo. Oh, è rimasto. È rimasto aureo. Let's go. Banda con NZAP 85. Raga, stavolta seri. Stavolta seri, come se fosse un stavolta team serio. Raga, stavolta seri. Io tra un po' ho il frigorifero pronto. Ok, io ne metto un altro pronto. Lì. Ah, ne ho presi due in contemporanea. Ha fatto un suono stranissimo. Me l'ha distrutto. Vabbè, faccio la clip. Oddio, c'è una gun dell'altro team che sta facendo un casino della madonna. Per piacere. Bro, gioca per divertirti. Ma mettiamo dopo tutti i gal e spammiamo tintofoni. Sì, ti prego. Però aspetta che le gal io non le so usare. Let's go! Wanna sprite, cranberry? Vedete, tra un po' anch'io ho il terzo frigorifero. Aspetta che eccolo! Qua. Ok, no, ormai. Ok, ce l'ho anch'io. Il quarto. Che casino. Che casino. Dove è finita la galla? Non è qua. C'è il treno che passa sopra, è bellissimo. Non l'ho visto. Oh, 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 no, 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 no. Ok. Qui sono gli altri. Oh, ti ho visto. È andato fuori un altro. È andato fuori anche lui. Sento che lì sopra c'è la gallo. Merda. Infatti. Io tra un po' il frigorifero. Ok, eccolo. Io ce l'avevo però mi hanno ammazzato prima. È vero, ho appena lanciato una piccica bomba e si è tipo rimbalzata. Ma santo, Achino si è esploso da una bomba e mi ha preso un infarto anche. Oh! Ok, è andato.
poco ce l'ho. Ok, è posto. C'è uno qua dietro. Vengo a prendere. Che figata però. Hai sentito quello, il sound effect che ne ho presi due? No. Sì, però sono nella loro base colorata. Allora vengo anch'io. Sento che c'è la galla lì, Giardina, quella bastardina, fortina. Oh, ok, fuori. È andata fuori. Ho preso un'infa. Questa vinta meritata. Questa merita. Quindi si fa solo il gal adesso. Adesso facciamo il gal. Peccato che non lo possiamo dire anche a Aureo. Aureo. Poi col tintofono l'arma. Col tintofono. Quello col tinto, va bene. Ma non ce l'ho. Vabbè, allora tieni l'NZAR tu. Mi sto riferendo a mia sorella. Che allora due galle e due NZAP, mi piace. Spam di frigoriferi e di... E di tintofoli. Quindi i beat e i... Tua sorella ha quittato. Oddio, ho tenuto la spilla. Ho tenuto la spilla del tacticooler. Ah, wow. Tua sorella ha quittato. Ah, è crashata, mi sa. Mettiti la galla anche tu, se vuoi. Dopo usciamo allora. No, povero Aureo. Peccato che ci stava anche reggendo il gioco della NZAP. Andiamo a squidbaggare su Aureo. No, è sparito. Ciao Aureo. No! Mi si usa una gal? No, ha quittato anche lui. No, anche sono crashato. Come sei crashato? Sì. Errore di comunicazione. Io? Non me l'ha ancora dato, sono da solo. Vabbè, quitto. Creo la stanza, codice sempre quello. Edive. Ertente. Sì. Sì, cosa? Stavo dicendo a mia sorella che mi ha chiesto l'arma. Vabbè, prendiamo. Ah. Ma io metto intensify action, guarda. Vieni Kronik, anche solo tu. Arrivo. Ok. Siamo tutti carismatici comunque. Il Mao. Può arrivare a Elite molto prima di me. Ci sono tipo 200 punti. Io non lo so adesso. Vedrò dopo. Ah, ragazzi. Io c'ho ancora l'intensify action. Io ancora. L'ho messo perché ci sta. Ok, andiamo. È
molti acqua contro. Ma è capitato un altro Galcon? No, no, è un Mark. No, che tristezza. Depressione. Vabbè, dai, almeno un'arma a ripetizione. No, ma per un attimo mi pareva un Gal. E vai, tintofono! Let's go! Aia, mi stanno inculando, è anche forte. Mi ha inculato. C'è la gal dell'altro team che ci sta un po' rompendo un cazzo. Sparisce. È vero, sta cosa hanno la doccia. E sparisce, ok, è andato. Ho il tintofono. Tintofono anch'io, lol. Usalo, usalo, usalo. Ho usato. Mi metto qua camperino. Ok, è andato. So qua che ci sta pushando un po'. C'è lì un crab, sta attento. Ti raggiunge comunque fino. Cioè, ecco. Io ci ho provato. Può capitare. Ah, ok, uno fuori. Non lo vedo. Lo sparo tutto addosso a lui, poverino. Un tipo mi ha inculato, quello con l'N Zop. Con me a volte preme con me a caso dopo che mi sta caricando un super salto, non so perché. Che ciao bro. Che è andato, andiamo a pushare. Come vuoi. No, perché siamo in inferiorità numerica, letteralmente. Attento che c'è uno lì sopra. Sì, c'è anche uno qui. Oh mio. Che è andato fuori. C'è un crab, quel crab è sempre lì. Preso un altro, gli sto camperando. Oh! Ah no, pensavo fosse un tipo, in realtà era una curling. Beh. Sono morto dalla curling. Questa in realtà, questa in teoria è vinta. In teoria, adesso tipo il pericolo scompare a caso. Ok. Vedi che arriva a noi. Due docce. Oh, merda. Guerriero leggendario a 10 tentacoli. Io sono quasi livello 36. Sì, che arma ci si mette? Che arma ci mettiamo? Lasciamo così. Ok. Continuiamo con la gal. No, è andato via. Vabbè, magari incontriamo un gal, che tipo... Farebbe un casino ridere. Come con l'N Zap. Intensify Action è molto utile per questo tipo di gal, secondo me. Perché almeno il colpo rimane, diciamo, più dritto. E va più dritto. Tintofono. Siamo contro l'erba. No, blu blubber. Lol. Buia.
Dimmi quando c'è il tintofono, lo usiamo insieme, tanto okay. Per il meme. Tu caricalo. Ok, ce l'ho. Ci sei? Aspetta ancora no. Un po'. È scarso. Ok, ecco. Vai, usalo. Al centro. Ma l'ha usato anche... Let's mia go. Sorella. Vabbè, meglio. Ci siamo meglio, Aspetta che speedbacco al cecco che non mi può raggiungere perché c'avevo la doccia. C'è il blobber dell'altra squadra che rompe un po' che... Oh mio! Ok, c'è un tipo qua. Bravi. Buia. Ma cazzo. No. Colorano in base. Ok, va bene. Che cazzo è? Eccolo lì. L'ho colto di sorpresa. Aia. Grazie. Prego. Ecco un tintofono. Ma chi non mi tifo da te? Sium. C'è blablabla che mi sta... Ok, ho ucciso tutti. Mi ha ucciso. Ok, cacazzum. Tintofono. Quanto fa ridere il tintofono, è proprio un bel meme. Attento che c'è uno qua al centro. È l'aerografo. Ok, no, è morto. Oddio, c'è il blablabber dell'altra squadra qua. Ok, a posto. Mi era apparso lo sparacolore. Io tra un po' il tintofono, ok, ecco. Io ce l'ho ancora un po' non caricato. Mi sa che non ce la faccio a stare un altro, ma ok. Sto giocando un sacco offensivo con quest'arma. Ok, no, posso avere il tintofono. Ok, c'ho il tintofono. Dice il cecco. Che cazzo gli lancio la doccia a fare? Gli lancio la doccia in base? No, non posso, peccato. Guardalo. No, che è stato il cecco? Bene. Dobbiamo trovare almeno per questo stream. Siamo a 1 ora e 30. Facciamo tipo 2 ore circa. Dobbiamo trovare almeno una per 10. Che si fa? Che armi ci mettiamo? Mettiamo. Sì, mi terrei la Gal. Cioè, ma poi fate come volete. Va bene, teniamo la Gal. O vuoi fare la meme? Cambiamo. No, no, voglio ottenere il badge del tintofono. Ok, va bene. Io mi sembra di avercelo già perché... Mi sembra di averlo ottenuto perché usavo il brush. Invece no. Vediamo cosa mi dice l'app Nintendo Switch Online riguardo le mie statistiche. A me dirà che ho usato un sacco, ma un sacco il centrifuga, mi sa che... Festival in corso, ok, sì, lo sapevo già. Statistiche sommario, ok. A chi non lo sai che è iniziato la partita, vero? Sì. Ok, boss. Già iniziamo col tintofono. Non so passare manco 20.
Ho preso uno col titofono. Bravo. Ho visto. Sai che ci stanno venendo in base? Doppia doccia. Olè! Ho fatto da kamikaze praticamente. Sento. Vieni qua. Ecco. Eccolo. Non sto facendo niente in questa partita. Fatemi fare qualcosa. Tipo uccidere sto qui. Per piacere. Ok, fatto. C'è l'areografo. Prodeco, buon salve. Forte Splatoon 3. Pensavo peggio. Oh! Oh no, dai. Non stai backline? Si stanno teletrasportando tutti lì, vabbè, metto un altro muro di colore. Ok. Sono qua camperato. Ne abbiamo messi tre di muri di colore. Ah ok, no, è andato sulla spugna e io rischio di morire. Oddio, mi è apparso il il carbonio dietro. L'ho schivato a culo. Anzi no, lui che ha sbagliato a mirare, vabbè. Doccia. Akatsum. Vabbè, eccolo. Preso. Però non hanno manco colorato. Poi allora me ne approfitto. Doppio tintofono sul tipo. Ma no, ma povero. Bene, venite no, con me. No, questa rischiamo perché ci hanno distrutto in due lì. Ok, no, bravo. Io sono nella loro base. No, almeno. Bravo, bravo, rimani lì. Cioè, almeno che si è sacrificata per noi. Oh. A posto. Oh. Tavola rasa. Tavola rasa. Ma li stiamo asfaltando, poveri. Non me ne frega niente. Aia. Quanto abbiamo colorato? Un pochetto. No. 64. Ok. Comunque ho colorato 747.448 punti. No. Bene, continua. Io continuo io con la gal. Io tengo la gal, sincero, anch'io. Perché mi sto trovando abbastanza sì, bene. Sì, anch'io. Questo tipo diventiamo entrambi gal main. No, mainare la gal, boh, non lo so. Neanche io, sinceramente, non no. Idea. È solo divertente ora perché spammiamo i tintofoni. Sì. Ci abbiamo in squadra chiamato Azula. Azula? Oh. È sempre il Blobber. Boh, lascialo fa. Ah! Ale. Ma poi comunque il gal è un... Cioè basta che spari due colpi. La battaglia comincia. Ancora niente per 10, ma dai. Cioè, almeno una in due ore, no? Neuba. Dai. Tintofono. Di già.
Sì. Ma come hai fatto? Ho preso un tipo. Oddio. Dimmi quando ce l'hai il tintofono. Però lo sto ancora caricando, l'ho appena usato. Sì, adesso io ce l'ho carico, ti aspetto. Ok, ce l'ho, ci sono quasi, spero che non mi distruggano il culo prima però. Ok, ci sono, vai, usalo. Contro lo stamp. Vai, fai. Ok, è morto. Povero. C'è una sprotana qua. Ok, è andato. Oddio! C'è un tipo qua, attento, attento. Preso. Oh. Devi mirare alla testa. Devi mirare alla testa. Sì, lo so, però. Sì, lo so. Con la splatana è molto semplice. E anche con range. Meno che stavo facendo l'impossibile. Resistere a tre persone di downrange che la distruggevano intanto. Vengo da te, Chronic. Non so se sia una buona idea, però qui c'era il martello. Oh! Sta arrivando in base. Arrivo. Che è andato. C'è un altro qua. Che ti sto tintofono brutto. Free kill. Olè. No. E mi ha inculato a me, non ci credo. Grazie. Allora, l'ho detto perché sto qua mi distrutto. Entra la splatana. Sì, lo so. No, io qua la rischio fortissimo. Preso. Due docce. Bravo. Vai, metti un'altra doccia. Aspetta. Fatto. Questo qua è quello. Ah, sì, eccolo. Attento. Bravo. Oddio, ci abbiamo un invase. Lo stanno anche raggiungendo, che stronzo. Ok, a posto. Tu rimani là. Tu rimani là, io. Siamo io e tua sorella in backline qua a pensare ai tibibo, arrivano a cazzo. Ok. Questa in teoria è vinta. In teoria. Oh! Ok. Potevamo tabula rasa, peccato. Niente, tabula rasa. Questa l'ho giocata male. Undici. Nove. Sono a livello 43 del catalogo. Buono. Beh, ma mi manca poco per Elite. Mi manca poco. Mi mancano meno di 200 punti. Adesso, guarda, partita non sarà sicuramente una partita per 10. La prossima, proprio sicuro, 100%. Cioè, non è proprio possibile per nessun motivo al mondo. È possibile che ci capita una per 10, dai. È impossibile, sì, infatti. È impossibile, non succederà mai. Non succederà mai, siamo dei depressi. Non abbiamo fortuna, non succederà di sicuro. Sì, appunto, non succederà mai. Cioè, sul serio, questa qui non sarà una per 10 e la perderemo anche. Non sarà una per 10 e la perderemo. No! Oh no, ci stiamo trovando i tryhardini contro. Questa è più in serie di una per 10, dobbiamo distruggergli la streak. Fatemi colorare che voglio il tinto. Aspettami però, perché lo sto caricando anch'io, abbastanza. Cioè, do quasi. Tintofono. Ok, eccolo. Vai. Contro quello sopra, contro quello sul ponte. C'è il granchio. Ah, comunque una volta io e Marty abbiamo
Io e Marty e Vin abbiamo usato in Klemblitz il bombrello, tutti e tre. E abbiamo vinto, abbiamo fatto tipo un sacco di kill. A me è capitato, eravamo io, Vin e Jack però. Abbiamo fatto una aperta, Klemblitz. Eravamo tutti e tre con l'Inkbrush, ci siamo trovati uno in squadra con l'Octobrush e l'abbiamo vinta. Eravamo quattro brush. Doppia doccia, let's go! Oh! Archetto! Sopra c'è il triplette. Fra, mi hanno attaccato in tre, non sono riuscito a farlo fuori. Ci abbiamo uno in base. Ah no, il crab, lol. Vabbè, sul ponte. Oh! Aia. Ellen e Zop. Di qua sono forti, eh. C'è sotto l'areografo. Oriol è ancora vivo, sì? Sì. Io vedo... Ah, eccolo lì. Beh, vabbè, ci provo io. Ok, l'areografo è andato. E ti... tintofono! Povero lì l'arco, era rimasto lì da solo, non poteva manco colorare, è morto dal mio tintofono. Se hai chiuso in un angolino. Ok, rimani lì e fai qualcosa. Ciao, Dino. Sento. Guardalo! No! Sento. Arriva l'Enezap. Dove va? Cazzo, sti qua cazzo si pushano. Porca troia. Ok, l'arco è andato. Arrivano dal ponte. Let's go. Li vendiamo nella loro base. Oh! Avevo aperto i tintofoni, dai. Bene, adesso la prossima non sarà sicuramente, non sarà una per 10. Adesso vedi, ci capita la per 100. No, no, non capiterà niente. Sarà una partita normalissima. Che più normale non c'è. Così normale che nell'altra squadra avranno tutti l'Octobrush. Sì. Sarà normalissima. La partita più normale che tu abbia mai visto. Ovvio. Così normale che nessuno che nessuno sparerà un colpo. Sì, sarà normalissima. Sono Mollusco Elite. Gold. Guarda, adesso sarà normalissimo, cioè proprio... Vedrai, vedrai. Comunque nel caso dopo ci vediamo verso le 21 dopo. Esci, ok. Nel frattempo io studierò, farò le cose che devo fare. Basil, abbiamo uno contro che mi ha detto Basil. Basil. Questi qua c'hanno la streak di 4. Madonna, sono due secchiostri. 3! LOL. Sono un centrifuga, un termo secchiostro e un secchiostro. Hanno il team, un team come noi praticamente. Tintofono. Tintofono. Let's go. Ma c'è uno sopra. Ho fatto doppia con il tintofono. Cosa? Sto bene lì sotto, che sono sul ponte. Credo di sì. Simpaticone. Mi hanno preso. Doppio.
ecco, allora un attimo in base. C'è un tipo qua. Andato. Stavo per morire forte. Hanno esplodato il nostro compagno. Oh, oh, oh. Che cazzo è stato? Ah, una bomba. Ce l'ha fatta a resistere, mi sa di no, sono in due. Non andate troppo backline adesso. Bravo Akino. Lì c'è il centrifuga. L'ho visto. È apparso lì, porca miseria, potevo ucciderlo. Ma centrifuga c'è il ninja squid? No. No, raga, questo è perso, mi sa, ripperoni, maccheroni. Un fra là? Ah, era quello con lo splasher, non l'ho visto per tutta la partita, appare adesso. Abbiamo forse ancora una speranza. Se riusciamo a uccidere quel centrifuga anche sì. Che sta facendo un casino della madonna. Vabbè, sti cazzi. Vediamo. Ho fatto un errore, ho seguito il centrifuga. Potevamo fare più, vabbè. Adesso la prossima sarà normalissima. Questa l'ho giocata di merda. Sono morto un casino di volte. Due. Bene. Prossima. Dai, mi manca una partita, anche se la perdiamo sono lì, figa. Ah, questa è l'ultima che facciamo, spero che sia la normalissima. Spero sia una partita normale. Spero di non giocare una per cento. Spero anch'io. E dopo spengo la live e ci vediamo dopo stasera. Va bene. Olè, tintofono. Tintofono, ormai il tintofono è diventato un meme, come tabula rasa, come era il frigorifero. No, ma vedi, è la normalissima questa. La normalissima, questa qua di sicuro la perdiamo. Hanno un bel team però anche loro. Questa sì, la rischiamo. Akino serio. Serio. Akino serio. Ma no, dobbiamo divertirci, è l'unico modo. Allora, io sto preparando. Immagino c'è uno che... Guardali! Eccolo. Tintofono. Contro un tipo solo. Let's go! Io coloro un attimo in base. Oh! Oddio, mi è apparso. Chi è che mi ha inculato? Ah, centrifuga loro. Manco l'avevo visto. Senti che quel centrifuga è un po' infamello. Bravi. Se ne zappa si è condannata a morte cadendo qua. Se rimaneva in high ground aveva qualche possibilità in più.
E il centrifuga anche Ninja Squid sta arrivando. Ok, bravo, Chronic. Grazie. Aspetta che c'è il crab, gli do il tintofono al crab, lol. Guardalo! Che è esploso. Mamma santa. C'è uno qua dietro. Oh, ma sto centrifuga non demorde, oh. Sì, non dobbiamo concentrarci però solo su di lui. Esatto, to tieni doccia. Ci hanno inculato i compagni, Akino, ci hanno inculato i compagni, sti qua entrano in base. Hanno una via, hanno via libera per entrare. Ok. No, c'è l'arco che porca miseria scappa manco. Oh mio, no, grazie. Ok, è morto il centrifuga. È chiuso dentro. Ok, è andato. Come vari? Va bene. C'è il centrifuga dietro. Ce l'ho, l'ho visto. Preso. Cazzo. C'è il crab. Ok, preso il crab. No, no, è l'unico video, tua sorella. Porca miseria, questa. Brava. Ok, cerchiamo di ritornare al centro il più velocemente possibile. Ok, ho preso uno. No, niente, porca troia. Venite qui da me magari. Chi non rimane lì, chi non rimane lì, cerca di non farti esporre troppo perché... Proteggimi. Bravo. No. Che palle. Brava, Armenoka, brava, porca miseria. Sì, cazzo. Io coloro qua. Oh! Bene. Oh, c'era l'NZAP della tua squadra che ce l'aveva con me. Sono morto 3 volte. Non ho fatto niente. Abbiamo vinto la per 10. Sì! Per finire in bellezza la live. Let's go! Per quanti match abbiamo tenuto 3 gal? Saranno stati 6, anche di più. In 2 ore abbiamo trovato una partita per 10. Ottimo. Adesso tipo un contributo enorme. Senza più con la gal. 26.000 punti. Ma anche 27.000. Porca puttana. Conchiglia! Ho ottenuto una conchiglia. Il gioco, gli scenari sono stati aggiornati. Proprio adesso, bene. Adios. Ciao. Okay. Qui